Il San Nicola da Crissa vince il campionato di prima categoria Girone C con un turno di anticipo e acquisisce il diritto di disputare la promozione calabrese nell'anno prossimo. Proseguono intanto le posizioni di rincalzo che vedono Virtus Rosarno, Borgia, Chiaravalle e San Calogero Calimera alle prese con i 4 posti validi per la disputa dei playoff. La Virtus Rosarno è quella meglio messa sicuramente con 68 punti, 8 punti di distacco dalla quinta e che potrebbero diventare anche 10 se queste qua squadre come il San Calogero e il Chiaravalle non stanno attente domenica prossima nell'ultima giornata di campionato a mantenere quantomeno la fiammella di potersi giocare il playoff anche se in campo avverso. Non va bene quindi alle due squadre del comprensorio del Catanzaro, Borgia e Chiaravalle, che perdono entrambe nelle partite che le vedevano impegnate nel pomeriggio di domenica. Il Borgia a Guardavalle perde 3-1, mentre il Chiaravalle perde proprio contro il San Calogero Calimera 2-0, per fortuna che all'andata aveva vinto con un punteggio superiore e quindi una differenza rete a favore del Chiaravalle, che quindi a questo punto manterrebbe la posizione, la quarta posizione rispetto al San Calogero, però chiaramente domenica prossima dovrà cercare di vincere la propria partita interna sia il Chiaravalle che il Borgia. Se il Chiaravalle ha uno scontro diretto contro il Gasperino, un Gasperino che ha poco da chiedere ormai al campionato, anche se ha 31 punti, potrebbe essere ancora raggiunto dal Real Montepone che ha 28 punti, questo anche per parlare un pochettino della zona play-out, mentre il Borgia dovrà ricevere in casa proprio la capolista San Nicola da Crissa, che potrebbe ancora festeggiare la promozione, quindi avere poco da chiedere ormai a questo campionato. Ormai retrocessa sin da domenica scorsa la Nuova Valle con 7 punti di distacco dall'Accademia, anche qui c'è il rischio che ci possono essere i 10 punti di distacco tra le squadre che sono tra il quintultimo e il penultimo posto. Sono in questo momento Real Montepone, che ha vinto la sua partita a Valle Fiorita contro la Nuova Valle, e l'Accademia Girifalco, che è penultimo a 19, con difficoltà di poter anche agganciare il Real Mileto, che ha 22 punti, che è in vantaggio nello scontro diretto. Quindi un play out in questo momento che vedrebbe Real Montepone e Academy Girifalco da una parte, Martelletto Settigiano e Real Mileto dall'altra parte, in attesa, come dicevamo, dell'ultima giornata, che potrebbe non variare queste posizioni e quindi presentarsi alla zona finale del campionato con queste situazioni.